Eccoci, ciao Massimo, ciao Walter, oggi, ciao amici, oggi parliamo appunto di quello che sta accadendo alle banche e di quello che sapete già che sta accadendo, di grande reset, eccetera, eccetera. E oggi abbiamo qua ospite del mio canale per la prima volta Walter Manca di Bolzano, che adesso si presenterà lui da solo, quindi vi dirà che cosa fa, eccetera. E quindi, carissimo Massimo, io ti lascio adesso introdurre un primo argomento, così i nostri amici sanno di che cosa vogliamo approfondire, e poi passiamo la parola a Walter, in modo tale che si presenti e dirà anche la sua su quello che è la situazione attuale. Prego, te la parola. Allora, grazie Baldi, intanto un saluto a tutti. Finalmente credo di essere riuscito a risolvere i problemi di linea che avevo. Come sapete, io vivo in un villaggio qua nella sperduta a Tanzania, Ubaldo, e quindi le cose funzionano come funzionano. In effetti c'è stato un piccolo problema col mio telefono, ma c'è stato un danno causato insomma, dalla stagione delle piogge. E quindi poi l'azienda ha fatto un po' di pasticci e adesso hanno risolto tutto. Quindi d'ora in poi, Ubaldo, non ci saranno più scuse. Quando ti chiederò di fare un video, te gentilmente me lo Sì. concederai. Allora, oggi ho chiamato la puntata a P2 Banche, cosa sta succedendo, grande reset in arrivo. Ed è appunto la puntata 2. Sul mio canale trovate la puntata 1, che era una breve introduzione dell'oro. Infatti oggi ho invitato il dottor Walter Manca, che è consulente a Vesta per l'Italia, col quale collaboro con grande piacere per ormai più di 2 anni. E ricordo a questo proposito che noi facciamo i nostri interventi per quello che riguarda l'oro il sabato alle 9 su un canale di Telegram, Consulenza Oro, così chiamato Consulenza Oro e Metalli Preziosi. Chi è interessato mi può anche contattare, gli mando il link e poi magari ci segue un attimo così, tanto noi cerchiamo di dare delle informazioni più oneste e corrette possibile, perché io mi presento come consulente, non lavoro per nessuno, collaboro in questo momento con questa azienda tedesca che si chiama Ovesta, con la quale mi sono trovato molto bene sin dall'inizio e mi sto trovando ancora bene e quindi continuo la collaborazione con loro. Però abbiamo anche la possibilità, per esempio, di mettervi, per chi è interessato, di mettervi in contatto con un'azienda di Valenza Po per comprare oro sfuso. Va bene? Allora, io lascerei a questo punto la parola al dottor Manca per una breve, diciamo così, disamina di quello che sta succedendo, di quello che è successo negli ultimi, diciamo, 6 mesi nel mercato finanziario e nel mercato bancario. Poi io aggiungerò delle cose, come sapete, a me mi piace parlare anche un po' di diverse cose, di simbologia, eccetera, e cerchiamo di dare delle informazioni anche le più accurate possibile. Prego, Walter, grazie. Grazie mille al dottor Max, un saluto da parte mia anche a tutti quanti. Allora, io, come diceva Ubaldo, sono di Bolzano, mi occupo di Aovesta, di metalli preziosi, da oramai 10 anni, ma non è stata questa la mia attività per tutta la vita. Io vengo dal mondo bancario, avendoci lavorato per 28 anni, fino al 2010. Ritengo di conoscerlo abbastanza bene e ritengo di aver capito a anni di distanza a quale, non voglio dire lavaggio del cervello, ma sicuramente a quale condizionamento hanno portato tutti quegli anni di lavoro in banca, che io consideravo, un luogo religioso quasi, per quanto riguarda finanza, risparmi e aiuti. Supporti finanziari per famiglie e imprese. Mi sono accorto che così non è, e questo è stato il motivo per il quale nel 2010 ho cambiato attività e ho conosciuto nel 2013 Aovesta, questa azienda germanica con sede a Holzkirchen, che è poco a sud di Monaco di Baviera. Inizialmente, proprio per questa mia deformazione mentale, con molto scetticismo. Ho avuto modo di conoscerli personalmente, sono di Bolzano e nonostante il cognome
tradisca le mie origini sarde. Mia mamma era dell'Alto Adige, quindi di lingua tedesca, io so il tedesco e per questo ho potuto interagire con Ovesta ed è per questo motivo che con Ovesta oramai faccio il referente per tutti i clienti in Italia e per i partner. Quindi io sono di parte assolutamente. Però il fatto di essere stato in banca mi ha permesso anche di avere delle conoscenze, di valutare e poter valutare il mercato finanziario generale e bancario in particolare in maniera probabilmente un pochettino più consapevole. Quindi quello che sta succedendo, analizzando la situazione attuale, vedendo quello che sta succedendo negli ultimi sei mesi, perché in effetti le grandi batoste del sistema bancario ha iniziato a prenderle già alla fine dell'anno scorso, stanno mettendo in allarme e per conto mio purtroppo stanno mettendo giustamente in allarme. Andiamo per ordine. Il primo grande crack bancario che ha avuto una risonanza molto forte è stato quello della Silicon Valley Bank. Dico l'acronimo SVB, che è esattamente l'acronimo della banca presso la quale ho lavorato io, che però è Südtiroler Volksbank o Banca Popolare dell'Alto Adige. Sì, sì. E infatti c'era agitazione anche qua in Alto Adige quando è venuta fuori la notizia del fallimento della Silicon Valley Bank. Questo sembrava un evento assolutamente isolato, e invece si è visto che purtroppo c'è stata una reazione domino e sono seguite altre crisi bancarie, ma molto importanti, al di là della Signature Bank di New York, ma quella che ha fatto più clamore, perché finché si parla dell'altra parte dell'oceano sembra tutto molto lontano, ma così non è, perché anche Credit Suisse, che rappresenta per gli europei, per gli italiani forse in particolare, l'idea della banca assolutamente sicura, assolutamente solida, con una storia che la rende veramente un colosso, è fallita. Ma non è fallita nel senso che l'hanno fatta fallire, ha avuto una gestione legata anche agli investimenti stessi fatti all'interno di Silicon Valley, ha fatto un default finanziario che non è stato, non si è ripercosso sui creditori solo perché in Svizzera hanno fatto intervenire UBS, Union de Bank Suisse, che ha rilevato Credit Suisse, quindi salvandola di fatto dal fallimento sicuro. Si stanno aspettando in questo momento altre eccellenti cadute di banche, di banche di grosse dimensioni. Stando agli analisti, l'effetto domino non è finito. Qualcuno ha tentato di fare l'ottimista dicendo no, erano casi isolati, invece così non è evidentemente, e le previsioni sono che se non già in estate, con l'inizio dell'autunno ci sarà una serie di altri fallimenti eccellenti. Ma questo riguarda le banche, quelle tradizionali, chiamiamole così, ma chi pensava di mettersi al riparo dalla debolezza del sistema bancario, del sistema finanziario, del sistema monetario, rivolgendosi alle criptovalute, anche lì hanno avuto una amarissima sorpresa. C'è stato il grande fallimento FTX, ma che è legato anche ad altri fallimenti di banche che si erano dedicate in maniera sostanziale alle criptovalute. Per cui il quadro generale è di massima attenzione e di massima allerta per conto mio. Al di là dei discorsi del grande reset, se sia vicino o se sia un po' più lontano, ma il fatto stesso che ci siano queste cadute eccellenti sta a dimostrare che c'è una fragilità e, vedendola da un punto di vista dei cicli economici, siamo già in ritardo per lo scoppio della ciclica bolla speculativa che si crea ogni 8 anni circa,
e quindi siamo, visto che è del 2008 l'ultima bolla speculativa esplosa, siamo in ritardo per l'esplosione della prossima, quindi potrebbe essere un tonfo veramente pesante. Ecco perché, per conto mio, la diversificazione è fondamentale, ma rivolgersi a qualcosa che abbia della stabilità, della riserva di valore e della caratteristica di bene rifugio il suo valore massimo è la cosa da fare in assoluto, e quindi con Auvesta e con l'oro io mi trovo assolutamente allineato e mi sento di consigliarla proprio da un punto di vista di prudenza sia finanziaria che negli investimenti che nel mantenimento del potere d'acquisto. Non vorrei trattenere oltre il discorso sulle banche, perché effettivamente sono notizie comunque che tutti quanti hanno sentito e possono trovare su qualsiasi rete di informazione. Quindi è un campanello d'allarme, teniamone conto e facciamo soprattutto qualcosa a tutela nostra. Questo è il mio invito. Se non ci sono domande, io lascerei di nuovo la parola al dottor Max per il suo approfondimento. Prego. Guarda, c'è Marco Vari chiede, siamo vicini a un'altra crisi finanziaria, all'ennesima? È quello che dicevo prima, che ci siano delle crisi economiche e finanziarie è un evento ciclico, è nella natura delle cose. I cicli e ricicli storici riguardano anche i cicli economici e finanziari. In questo caso io credo che siamo di fronte a un'era veramente nuova che coinvolgerà necessariamente le banche, e quest'era nuova la stiamo già vedendo. Per il nuovo bisogna tornare al passato. È questo l'indirizzo che per conto mio stanno prendendo gli eventi. E mi spiego meglio. La creazione quello di cui si parla, la creazione di nuove valute, anche digitali, ma che abbiano come sottostante un bene, quindi l'oro e l'argento in particolare, sta a significare che torniamo al passato, non al passato, al Medioevo, dove si girava col sacchettino con le monete d'oro e d'argento, ma al passato quando c'era una stabilità finanziaria data dalla corrispondenza di un valore reale a quello che si dà in maniera cartacea con le banconote o in maniera digitale, se questo è il futuro, come avverrà. Quindi per conto mio la direzione è questa, siamo vicini, la crisi è in ritardo rispetto ai cicli, per cui per conto mio siamo molto vicini. Allora c'è Leo che chiede, secondo lei tra quanti anni potrebbe eliminare del tutto il contante? Qui ho un'opinione del tutto personale sul fatto che l'eliminazione del contatto sia un passaggio strumentale per qualcos'altro, e cioè non ha un senso togliere il contante se non c'è un obiettivo diverso, e cioè quello di una diversa tracciabilità delle persone, dei movimenti. Mi viene in mente quello che sta succedendo in Cina, dove i cittadini sono, non posso dire schedati perché quello sarebbe il minimo, ma sono controllati, ci sono i microchip che gli danno accesso o meno al credito, ai propri soldi. Quello a cui si vuole arrivare è una forma di controllo assoluto dei soggetti, quindi ognuno al microchip non ha più, la vendono, come stanno facendo da anni peraltro, come sviluppo tecnologico, come miglioramenti tecnologici. Uno non deve avere più il contante perché ha l'app sul telefono e paga con l'app sul telefono, che poi è già presente sugli orologi,
si arriverà al microchip che contiene i dati del proprio conto in banca, per cui non hai bisogno di niente, hai già tutto a portata di mano, vai all'apparecchio e fai i tuoi acquisti. Ma questo cosa significa? Se c'è un microchip, qualcuno lo può gestire e lo può spegnere, lo può azzerare. Non c'è più un controllo diretto delle proprie attività. Ed è questa la cosa che mi preoccupa, che tutta questa digitalizzazione che viene strumentalmente guidata dall'idea di abolire il contante, porti a questa forma, è il mio pensiero, ma è una forma di schiavitù di tutto il di tutta la popolazione. Va bene, grazie Walter. Allora, Ubaldo, hai domande per caso, commenti? No, infatti Walter ha esattamente detto ciò che sta per avvenire, cioè la fine della libertà di tutto, non siamo più padroni di nulla, è quello che sta ormai è in atto una enorme sovietizzazione stalinista a livello mondiale, che è ancora peggio di quello che di staliniana memoria. E purtroppo il problema è questo, che parliamo dell'Italia, perché in questo caso posso parlare dell'Italia. In Italia abbiamo il 99% di una popolazione che è totalmente rimbambita, per non dire di peggio, e sì e no, lo 0,5% di persone che sanno, capiscono le cose. Abbiamo una classe politica di analfabeti indottrinati che non sa nemmeno che significa governare un paese, anzi non sa nemmeno che significa governare o amministrare una finestra di un condominio, figuriamoci un paese. Abbiamo un paese amministrato da decenni e non governato, con dei problemi seri che riguarda la sovranità, la nostra politica, cioè la nostra politica estera che non c'è più, e lasciamo stare la geopolitica in Italia, è una cosa sconosciuta. E come dire il caviale per i contadini poveretti della Sila Calabrese. Cioè, vuol dire, siamo in questa situazione qua. E io quindi condivido pienamente ciò che ha detto Walter, perché è la realtà di fatto, ma ai noi purtroppo non c'è nessuna forza che possa contrastare ciò che sta avvenendo, che è qualcosa di drammatico, che porterà inevitabilmente alla comparsa del popolo italiano, ma potrei dire anche di tutti i popoli europei in quanto tali. Allora, c'è un'altra domanda da parte di Tico, che in pratica Walter ti chiede, ma non è che anche in Italia lui investe in oro fisico? Benissimo, va bene. Non è che anche in Italia possiamo trovare una situazione tipo quella dell'Argentina con una situazione in cui non possiamo più andare a prelevare i soldi in banca o al bancomat, una situazione di questo tipo? Purtroppo anche qui io mi sono fatto un'idea abbastanza precisa e abbiamo degli esempi che adesso vi porterò, per cui se consideravamo l'Argentina un paese, non dico del terzo mondo, ma quasi, dove queste cose potevano succedere, da noi non potranno succedere mai, vi prego di ripensare a cosa è successo con la crisi Covid-19. Ah, già. Siamo stati chiusi in casa, una privazione della libertà personale con la scusa di un'emergenza, dico sempre, questo è il mio parere, e sono state fatte altre cose che sono delle violazioni per conto mio di diritti fondamentali e di libertà, per cui su questo, che non avremmo mai pensato potesse accadere in Italia, è successo, e non è successo solo in Italia ma in tutta Europa. Per quanto riguarda le banche, non poter andare a prelevare i nostri soldi, non è di molti anni fa l'esempio di quello che è successo su ordine di Draghi, osannato primo ministro italiano di qualche tempo fa, e dove la Meloni, a mio parere, sta continuando esattamente la stessa linea. Però, esatto. Quando Draghi era alla BCE e la Grecia non ha voluto attuare le riforme che erano sempre vessatorie per il popolo, che l'Europa chiedeva alla Grecia, cosa hanno detto? Che non gli avrebbero
avrebbero chiesto la restituzione del debito, per intenderci, i BOT, i titoli di Stato greci, venivano comprati dalla BCE per permettere il pagamento più o meno delle spese correnti. Ce n'erano in scadenza una certa quantità di milioni di euro e di solito la BCE incassava quelli, ma acquistava la prossima emissione, quindi chiudeva così i conti. Ha detto: noi, se voi non fate le riforme, non vi acquistiamo il debito pubblico e quindi andate in default. Non andiamo nel dettaglio di quello che l'allora ministro Varoufakis delle finanze greco avrebbe voluto fare, ma poi ha dovuto chinare anche lui il capo e dare le dimissioni. Quindi la Grecia ha fatto le sue riforme. Perché? Perché Draghi, la BCE, è riuscito a imporre alle banche greche la chiusura. Se vi ricordate, era estate e sono state chiuse tutte le banche. Potevano prelevare solo al bancomat e massimo 250 euro per volta. Questa limitazione, che in Grecia è stata spiegata con la mancanza di liquidità dovuta al ricatto dell'acquisto dei titoli, è assolutamente una panzana, perché d'estate in Grecia, se c'è una cosa che abbonda con tutti i turisti che ci sono, è il contante. Quindi le banche il contante l'avrebbero avuto senza nessun problema. Qual era il problema? Qualcuno ha dato un ordine ed è stato eseguito ed è stata messa in ginocchio la popolazione. E quindi questa temuta o possibile chiusura degli sportelli da un giorno all'altro, che non puoi andare a prendere i tuoi soldi, non è un'ipotesi molto remota. Attenzione. Bene, allora faccio due commenti veloci, no, Walter, su quello che hai detto. Il primo è che quello che hai detto ultimamente, l'ultima frase che hai detto, non sarebbero i nostri soldi, I soldi sono della banca centrale, lo sai, lo sappiamo bene, no? Come battuta va bene, battuta nel senso che per chi non lo sa, sui soldi c'è un copy, no? C'è la CICOL, c'è il cerchiettino intorno, e questo dal punto di vista giuridico individua una proprietà privata, perché solo un privato o anche un'azienda può mettere il copyright, no? Su quello che crea, però rimane una cosa privata, mentre, come si sa e come ho spiegato diverse volte nei miei interventi, i soldi dovrebbero essere una cosa di diritto pubblico, e quindi c'è questa grossa contraddizione. Quindi a parte, insomma, sta battuta, diciamo che in linea di massima ti ringrazio, Walter, per la risposta. Ora, Ubaldo, se puoi far partire le mie immagini, io, come sapete, mi piace, insomma, no, far vedere anche quando è possibile, ho messo insieme, insomma, una breve presentazione. Ecco, partiamo dalla copertina di questo libro che mi è stato gentilmente regalato, ed è un libro che, come leggete, parla dei 6.000 anni di storia dell'oro. Ho iniziato a leggerlo, è molto interessante, ovviamente, e lo considero in un certo senso un libro che va a arricchire il report che ho già fatto e che trovate sul mio sito ammenteaperta.com proprio sulla storia dell'oro, un breve report che ho messo insieme quando con Walter abbiamo deciso di cominciare a proporre, no, questa diversificazione per non tenere tutti i soldi in banca, perché poi il principio è questo. Io personalmente non ho niente da vendervi, Io non vi ho venduto i miei video, sul mio video non c'è stata mai stata pubblicità, non vi vendo niente attraverso il mio sito, non vi ho mai venduto libri, i miei libri, la mia trilogia, questa qui, sono soltanto disponibili per chi li vuole comprare. Adesso, per chi mi segue, al contrario, offro nel formato ebook, formato digitale, la trilogia per chi si vuole documentare un po', e molti degli eventi a cui stiamo assistendo oggi, io vado lo sa, perché insomma,
a memoria buona, no? Ubaldo, ne abbiamo parlato ormai quasi tre anni fa, quando abbiamo iniziato nel febbraio del 2020 a fare il primo video sul primo capitolo della trilogia. E tutte queste cose che accadono oggi sono scritte qui, ma non sono scritte qui perché io ho la palla di cristallo, sono scritte qui perché io propongo molti attori quasi completamente sconosciuti al pubblico italiano e devo dire anche mondiale, che sono dei cospirazionisti, sarebbero chiamati così oggi, sono chiamati così, che sono americani, sono australiani, sono anche francesi, sono canadesi, ecco, vengono un po' da tutte le estrazioni. Io li ho raccolti in questo lavoro che io ritengo essenziale per capire un pochino quello che sta succedendo, e il titolo non a caso si chiama Nuovo Ordine Mondiale, perché tutto di quello, le cose di cui ha parlato ora il dottor Manca, fanno parte di questo progetto, no? Che si chiama Nuovo Ordine Mondiale, si presenta in tante maniere, in tante situazioni diverse, ultimo esempio la guerra in Ucraina, perché se si va a fare un'analisi simbolica delle date, si analizza dal punto di vista anche numerologico, guarda caso il numero totale delle date fa sempre 68, che secondo la numerologia ebraica vuol dire ammazzati, uccisi. Ora è evidente che durante le guerre purtroppo muoiono tante persone. Ecco che diventa essenziale la lettura di libri che ci educano dal punto di vista simbolico. Perché poi, alla fine dell'intervento, spero che Ubaldo mi dia la possibilità, vi leggerò una dichiarazione di un autore molto importante che cerca di comunicarci proprio l'importanza di questa cosa, che invece in linea di massima si legge parole, frasi, ma non ci sofferma a livello scolastico, dando l'importanza dovuta sulla simbologia e anche su altri aspetti, no? Per esempio, i modi di dire o i proverbi. Trovatemi un proverbio che è un proverbio falso, non ci riuscirete mai. Allora, dalla prima foto io poi passerei alla seconda. Questo libro è molto importante perché, oltre che... vado, prego, l'immagine si ritorna sul libro... Ecco, è importante quindi, non soltanto dal punto di vista dei contenuti che spiega tutte le fasi di produzione dell'oro, la distribuzione, la storia, ma soprattutto dal punto di vista simbolico. Infatti ci sono più di 200 foto e molte delle foto, guarda caso, sono foto ricche di simboli. Possono essere simboli ecclesiastici, diciamo così, vaticani, possono essere simboli massonici, ecco, simboli di vari ordini mondiali, eccetera, eccetera. Quindi sono interessanti, per il che mi riguarda è interessantissimo, è quasi più importante dal punto di vista simbolico che dal punto di vista dei contenuti. Vai all'immagine successiva e qui io vi presento. Vado. Ah, dopo dovete rispondere a Tico Sterla, che ha fatto delle osservazioni molto pertinenti in materia, quindi vedete cosa dice lui e poi qualcuno di voi due risponda. Abbiamo già risposto. No, ha aggiunto altre osservazioni ancora. Leggete cosa ha scritto e poi dopo vedete voi. Allora, io qui altre immagini, come fa ad andare? Vediamo un po' qua. Ma immagine successiva, l'hai sempre mandata te le immagini, no? Un attimo, perché qua c'è qualcosa che non mi quadra. Un attimo, dove Walter? È sparito Walter. Vabbè, lascia Walter perdere, infatti si ricollega. Vedi di risolvere il problema con le immagini, per piacere. Walter è sparito, porca miseria, aspetta un attimo, lo richiamo, perché ormai è sparito. Un attimino, è sparito dalla circolazione, aspetta un attimo. Vado, si ricollega Walter, risolvi il problema delle immagini, però solo che qui devo vedere anche le vostre fotografie, non solo le vostre immagini, perché se no Walter, non ti vedo più, puoi rientrare, rientra per cortesia, non ti vedo più, grazie, boh, non so nemmeno io,
non lo so nemmeno io. Vieni dentro, ecco qua, aspetta, ti chiamo, ecco qua. Okay. Aspetta un secondo che facciamo qui le cose per bene. Sì. Ma hai fatto vedere la prima foto, vuol dire che hai anche le altre, Ubaldo, no? Sì, un altro che... Dai. Qua c'è qualcosa, vediamo un po', facciamo questo. Dai, aspetta. Boh, ecco qua, il secondo devi cambiare immagine tu, perché io non posso cambiare, io qui non posso fare niente. Aspetta, vediamo un po', forse hai ragione te. Lo devi fare tu. Può darsi che tu abbia ragione. Siccome è un po' che non lo faccio anch'io, sai, le cose più ci si dimenticano. Ecco qua. Aspetta un dico, attimo. Walter, leggiti quello che scrive Tico Sterla, per favore, leggitelo. Allora, vediamo un attimo. Il messaggio che ha scritto lui, che è importante. Esco un attimo e rientro, abbiate pazienza. Prego, prego. Allora, sto cercando di vedere l'ordine. No, verso la fine, l'ultimo tre messaggi. Te leggo io, te leggo io. Di, uh-huh. Riesci a vederli? Sì, adesso li vedo, però... gli ultimi 3-4 suoi messaggi. Vai giù e li leggi. Eccolo qua. Allora, puoi intanto rispondere alle domande? Io ci sono un attimo. Lo vedete adesso? Okay, lo vedi? No, lo vedete l'immagine, Ubaldo? Io ti vedo, sì, ti vedo. Adesso l'immagine dove? Questa qui la vedete? Oh, la vedete, no? Questa immagine qua. Ecco. Allora, parliamo un attimino del discorso che faceva, ha iniziato Walter prima, delle banche. Precedentemente ai vari fallimenti delle banche, che ricordo sono almeno 3 le banche principali fallite in America, non solo una, c'era stata il fallimento della FTX, che era la seconda banca più importante di criptovalute. Era una banca supportata anche dai Clinton, e quindi aveva anche elargito molto a livello politico, no? Investito nelle pubbliche azioni e andato fuori business. Ora, molti mi chiedono anche a me, ma il discorso del Bitcoin cosa deve fare? Io qui vi faccio vedere la situazione del Bitcoin quando ha raggiunto la sua punta massima, lo vedete qua, non sulla sinistra, Bitcoin l'8 novembre del 2021, va bene? Ecco, l'8 novembre del 2021 era più di 6. Scusa, hai la voce disturbata, Massimo. Voce disturbata? Sì, la voce è ancora metallica. Io non so cosa, cioè, vediamo un attimo se riesco a rimediare questo secondino solo. Intanto Walter prova a rispondere a Tico Sterla, per favore. Purtroppo, ecco, nella sua ultima domanda, quindi potrebbero anche impedirmi di fare un bonifico della totalità dei miei risparmi. Purtroppo ritengo che con quello che abbiamo già visto ci sia da aspettarsi, o possibilità che si verifichi di tutto. Da aspettarselo, il io peggio sono di inguaribile, tutto, il peggio, dai. Ottimista, e spero che non capiti, però i segnali non sono incoraggianti, questo bisogna anche dirlo, quindi sicuramente nel momento in cui bloccano una banca bloccano anche le possibilità non solo del contante ma anche dei bonifici. Non ha senso chiudere una banca per la mancanza di cose, di pezzi di carta che producono con una facilità incredibile e che non hanno nessun valore se non quello che ci impongono di accettare, e quindi assolutamente bloccare l'informatica dei anche quindi la possibilità dei bonifici online per conto mio scontata in un panorama così. Mi sentite adesso? O meglio? Sì, un po' meglio, no? Ecco, benissimo, ho messo la cuffia, vediamo un po'. Allora, qui come si diceva dei Bitcoin, molti mi chiedono, mamma, cosa devo fare con Bitcoin, c'ho Bitcoin? Io non lo so cosa dovete fare Bitcoin, io vi posso dirvi, e lo dico in base a quello che posso aver capito io, cioè io cerco di guardare le cose sempre
dalla parte opposta, no? Come le guardano tutte, perché questo è il mio modo di vedere le cose. E tutti erano lì a vendere Bitcoin, la blockchain, un sistema studiato indipendentemente da tutte le cose, sicuro. Allora, qui vedete l'immagine, no, del Bitcoin massima oltre 60.000 dollari pochi mesi fa, va bene? E questa è l'immagine di oggi. Vedete che ha perso più della metà del valore. Allora, se questo... Massimo, se c'è questo, ancora il problema. Allora, se questo... allora non ci posso fare niente, Leopoldo. Non sentite niente? Porca miseria. Non riuscite a sentire bene? No, è la voce disturbata, come metallica, c'è una voce metallica, non capisco il motivo, non so il motivo. Ma se ascoltate, riuscite a capire quello che dico? No, si capisce male, perché è troppo metallica e c'è... Molto disturbato, con molta attenzione si riesce a capire, ma è impegnativo. E allora non so cosa posso continuare con le te, fare magari un invento molto generico, non si sente niente, adesso non si sente proprio zero. Aspetta. Purtroppo. Prova ad andare avanti, vedi tu. Ma vediamo se c'erano. Sentite meglio adesso? Adesso sì. Io metto le cuffie, dovrebbe migliorare l'ascolto, peggiora. Vabbè. Insomma, dicevo che purtroppo ci hanno romanzato troppo questa storia su Bitcoin. È evidente che nel momento in cui un prodotto è un prodotto lanciato così tanto clamore sul mercato, dietro ci sono delle grossissime strutture che lo supportano, perché a noi non ce lo farebbero fare, è evidente, no? Quindi c'era qualcuno che aveva interesse a creare una moneta digitale di successo come moneta civetta, si dice nel termine, come prodotto civetta, si dice nel marketing, no? Cioè te crea un prodotto che diventa il faro, diventa l'immagine di riferimento per i consumatori. Così poi sarà ovviamente più facile vendere anche gli altri prodotti digitali che ci venderanno. Perché tutti potranno dire, ma hai visto, il Bitcoin è stato sul mercato per tanti anni, ha avuto un certo successo, per quale ragione ti devi preoccupare così tanto delle monete digitali che insomma che adesso introduciamo? E con quelle, praticamente, con questa secondo me l'operazione che hanno messo un po' insieme, ci hanno fregato. Puoi far rivedere l'immagine, Baldo? Io non vedo più niente qua. Ecco, vedete? Ecco. Quindi, perché vi dico queste cose? Puoi passare all'immagine successiva? Le parlo tu, non posso farlo io. Devo passare io, perdonami, scusatemi, qui un po' che... Ecco, questa invece è il trend dello stesso periodo, grosso modo, del nord. Ora, vedete che siamo qui nel novembre, e loro era valutata a 60.000 dollari, parliamo sempre di dollari, non di euro. Hai disturbo di voce? Hai ancora disturbo di voce? Porca miseria, non capisco perché. C'è ancora disturbo. E non mi sentite niente? No, è tutto disturbato metallicamente. Sono illuminati. Adesso è peggiorato, proprio non si capisce niente quello che dici. Peccato, c'è una cosa interessantissima, mannaggia. Porco Giuda. Io di queste cose qui riparlerò domattina, se ce la faccio. Hai un disturbo vocale che è pauroso, hai un disturbo vocale di voce metallica con delle fruscie, con dei frusci incredibili. Prego. Va avanti, Walter, prego. No, dicevo che è veramente difficile, cioè, anche se ci si mette con impegno per cercare di capire, no, quello che dice, è troppo disturbato, c'è questo fruscio di fondo che sembra
campi magnetici o... Sì, ecco qua. Vedete, la vedete l'immagine? Sì, adesso va bene, sì. Adesso si sente. Fai vedere l'immagine, ecco, benissimo. Allora, questo qui è la proiezione dell'oro, grosso modo nello stesso periodo. Come vedete, anche in questo caso, l'oro prima di tutto non ha perso niente, ma se niente c'è, ha guadagnato. Poche settimane fa è andata addirittura quasi a 66 e in questa settimana va un pochino su e giù, è intorno a 62-63. Quindi peraltro è anche un momento abbastanza favorevole per comprare, per chi vuole diversificare un po'. Vado avanti con la prossima immagine, vi faccio vedere il valore di oggi che è 63,164 e poi vi faccio vedere una cosa curiosa di cui non si parla quasi mai. Allora, questa è la prima immagine, vi faccio vedere la seconda. Ho ricercato su Google, vedete, quali sono i migliori stock, quali sono state le migliori azioni negli ultimi 20 anni. E queste sono le aziende che mi presenta Google. Non so se è accurato o meno, però Google ha detto questo. Cioè, una delle aziende più importanti al mondo negli ultimi 20 anni è cresciuta del 61,736%. Voi dividete 61 per 20 e voi vedete che questa azienda qui quanto vi ha reso, Walter, all'anno? Gli stock? Il 3%. Ecco, il 3%. Ci dovete pagare il capital gain, vedete quello che ci guadagniamo, senza considerare tutti i rischi annessi. È un po' di turbo. Io non so che porco, no, mi dispiace perché poi da casa non ti capiscono, è lì il problema, porco boia, ma è possibile che... Vabbè, andiamo avanti ancora 5 minuti, Non si sente niente. Allora, un minuto, poi tutto peggiora, non so perché. Boh. Questa è la performance del dollaro. Vedete? Negli ultimi anni, vedete? No. Vediamo, ma la tua voce non si sente. Sentite qualcosa adesso? Ma si vede? È addirittura con l'eco adesso, non solo. Allora, è incrementato di 454 volte. Ora, com'è? Non ti si sente più niente adesso, non si capisce niente. Allora, Walter, non ti sei Massimo, allora se vuoi, perché diciamo che le posso forse illustrare un pochettino anch'io queste immagini che stai facendo girare, quello che hai detto adesso è che se si va a vedere la performance del prezzo dell'oro negli ultimi 20 anni, ha avuto un incremento del 454%, il che significa che non esiste nessun altro tipo di investimento o di asset che abbia dato un rendimento così elevato. Questo è una prova e una conferma in più di una delle caratteristiche intrinseche dell'oro, delle quali ho accennato all'inizio, e cioè il fatto che mantiene il potere d'acquisto, perché ovviamente con una crescita del prezzo di queste dimensioni, ovviamente anche il potere d'acquisto è stato mantenuto. Mi sentite adesso? Mi sentite meglio? Sì, meglio. C'è un po' di fruttio. Allora, dicevo, Walter. Allora, benissimo il potere di acquisto, ma si può aggiungere anche qualche cosa d'altro, no? Cioè, si può dire che dal punto di vista dell'investimento non c'è azione su questo pianeta che ha reso di più negli ultimi 20 anni. Quindi è per conclusione logica
il migliore investimento nel medio e lungo periodo che una persona può fare, perché non ci sono nemmeno tasse sull'oro, giusto? Giusto, giusto. Questo bisogna aggiungerlo, perché da questo punto di vista è sempre stato sminuito il suo valore, non si è mai parlato di questo, si è sempre detto insomma, le solite cose, no, che si dicono: investimento nel medio breve periodo che mantiene l'inflazione, il costo della vita, tutte queste belle cose qua, no? Però in realtà, nella realtà, guardando i numeri, non si è detta la cosa più importante, che è il migliore investimento che uno può fare in senso assoluto, anche perché a rischi zero. Anche se la borsa crolla, a loro non gliene frega niente se la borsa crolla, capisci? Mi sentite? Sì, sì, sì. Ecco, quindi bisogna anche considerare il rischio, capito? Mentre in borsa c'è comunque sempre un rischio insito, perché mio papà diceva che la borsa è come un gioco d'azzardo, no? In effetti è un gioco, finché dura fai soldi magari, poi non dura più, perdi tutto. Quello che è successo agli investitori della FTX, oppure degli azionisti, no? Della Silicon Valley, oppure della Banca Svizzera, della Credit Suisse, o della Signature Bank in New York, hanno tutti perso tutto, no? Tutto quello che avevano, giusto? Sì, sì. Allora andiamo avanti un attimo, se la voce regge. Sì, volevo dire che anche nei 5 anni, se noi si fa una proiezione, uno può dire, beh, 20 anni, anche nei 5 anni, intanto in un anno ha fatto il 5% netto, in un anno, in 5 anni ha fatto il 51%, quindi il 10% netto all'anno, e non c'è nessuna azione, no, diciamo, di un'azienda che ha fatto il 5% all'anno. Allora vado alla pagina successiva, cambiando un attimo discorso, adesso parliamo del green, cosiddetto green pass, erroneamente green pass mondiale. Allora, questa è una notizia che, come vedete, è uscita sul Corriere della Sera ed è poi stata ripresa da Blondet, me l'hanno mandata anche a me, una cosa e quell'altra. Ecco, la notizia così come è stata data è una notizia vera ma falsa, oppure, se preferite, falsa ma vera, ovvero è stato preso lo spunto dal 76esimo meeting internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di cui ora poi vi dico, per mettere insieme il programma della Comunità Europea, come si legge qui, Commissione Europea e OMS, lanciato un'iniziativa storica sulla salute digitale. Ecco, questo titolo è completamente falso, perché la Commissione Europea non ha niente a che fare con l'OMS, hanno ovviamente le stesse agende, però non è che abbiano deciso insieme questa cosa. È la Commissione Europea che sta cercando di andare avanti il più possibile, più velocemente, per l'introduzione del passaporto digitale, che diventerà il passaporto digitale europeo. Con la stessa agenda, ma evidentemente su un piano superiore e diverso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta cercando di far passare la vaccinazione, ovviamente si parla della vaccinazione tipo Covid, anti-Covid, come obbligatoria in tutto il mondo. Allora, io, siccome cerco sempre di tenermi aggiornato, vi faccio una domanda: chi è questo signore qua? Lo conoscete? Lo conoscete questo signore qui? Ho capito, quello lì delle OMS, il presidente dell'Organizzazione Mondiale. Bravo. Gribeyeus si chiama, è un etiope, è un etiope. Come vedete, qui fa una stretta di mano abbastanza curiosa, non dico nient'altro, studiatela un pochino per bene dal punto di vista simbolico. Quindi vi dicevo che c'è stato la 76esima assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e come vedete io mi tengo abbastanza aggiornato. Il 30 maggio, se non erro, era domenica, è stato l'ultimo giorno di incontro,
Io mi ricordo, pochi giorni prima sono dovuto andare a Zanzibar, ho detto porca miseria, no, non riesco a seguire bene quello che succederà, perché mi aspettavo che ci fosse l'annuncio della da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, così come avevano precedentemente detto, e invece non c'è stato. Questo qui è il testo del summary di quello che hanno deciso, no? Come alla fine, diciamo, dell'incontro. E prima parte, questa qui, seconda parte, io vi ho evidenziato, lo vedete, no? In questo quadratino rosso, praticamente quello che dice il segretario generale, che eccolo qua, io ve l'ho poi tradotto, così lo potete leggere tutti. L'unica osservazione che ha fatto in merito è questa, ha detto questo signore, ha indicato i continui negoziati sull'accordo pandemico e gli emendamenti al regolamento sanitario internazionale come opportunità senza precedenti, un'opportunità generazionale, per imparare dagli errori della pandemia di Covid-19 e garantire che non si ripetano. Come vedete, questa è una dichiarazione, direi quasi asettica, e dal punto di vista operativo non include assolutamente niente. Quindi i titoloni a 8 colonne che hanno fatto sia questo giornale, ora perdonatemi, io non sono in Italia, non sono riuscito a capire che testata sia questa qui, e quella del Corriere della Sera, sono delle complete bufale. Mi dispiace dire queste cose, però ve le faccio notare, perché purtroppo loro hanno il controllo assoluto dei giornali, e quindi il giornalista marcia su queste cose che in parte sono vere, però non hanno assolutamente deciso niente. Sono ancora lì probabilmente a litigare un po', si devono mettere d'accordo su tante cose, siccome devono accontentare un po' tutti è abbastanza difficile portare avanti il nuovo ordine mondiale, perché qui si parla di nuovo ordine mondiale. Ubaldo, ci sono domande? Ubaldo è sparito. Walter, hai per caso... Vedo tra le varie domande, l'ultima è di Marco che chiede, dice che è interessante il discorso dell'oro, ma poi fisicamente come fa a conservarlo e se c'è la sicurezza. Posso rispondere Walter? Allora la risposta Marco la trovi nel mio sito, che eccolo qua, te vai sul mio sito e clicchi qua, vedi report dell'oro, sono 4 parti e te lo leggi tutto, e lì io spiego i vantaggi del tenere l'oro in un cavò presso Aovesta lavora in una maniera molto particolare che è riconducibile ad un fondo fiduciario, oppure comprare l'oro fisico con tutte le problematiche che comporta, perché è evidente che se devi comprare 5 o 10 mila euro te li puoi anche tenere in casa di monetine, non è un gran problema, ma se devi investire 100 mila euro il problema sussiste. Ed è per questa ragione che io non suggerisco di mettersi in casa o di nascondere da qualche parte grosse quantità d'oro, perché come si dice, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ecco, magari si nascondono, si dice alla moglie il nascondiglio, poi dopo 2 anni si divorzia e i soldi e l'oro sparisce. Ecco, vedi, una battuta così, però effettivamente mi sta molto attento in queste cose. Quindi io a tutti coloro che ci seguono a questo momento, andatevi a leggere il report. Il report l'ho messo insieme quasi in un anno e mezzo di lavoro. È gratuito. Io di più non posso fare. Però per approfondire un argomento di questo tipo bisogna un attimino essere tutti un po' più responsabili. Bisogna documentarsi, bisogna studiare, bisogna applicarsi un attimino. Perché di consulenti forse ne potete anche trovare in ambito finanziario quelli che volete, ma nell'oro in Italia trovate dei venditori d'oro, ma non trovate dei consulenti d'oro. Consulenti d'oro non esistono, forse sono solo io l'unico, che io mi appoggio ad Aovesta, ma io non lavoro per Aovesta.
Walter, a Westa mi manda un assegno mensile a me? Assolutamente no. E non lo vorrei nemmeno. Non lo accetterei nemmeno perché io voglio rimanere indipendente. Ma magari se mi manda un assegno di 10.000 euro al mese ci penso. Però non necessariamente accetto. Allora andiamo avanti e adesso si cambia di nuovo discorso e per presentare molto velocemente quello di cui sto facendo io ormai da 2 anni, quasi da 2 anni e mezzo. Questo è il prospetto informativo del piano B per coloro che hanno piacere di mettere insieme un piano B come piano di emergenza, perché non penserete mica che l'emergenza sia finita, eh? L'emergenza non è finita. Adesso quando passerà il passaporto sanitario, il passaporto digitale europeo per le informazioni sanitarie e poi quelle ambientali, che ormai sono tanti anni che ci dicono che lo faranno, e poi si ricomincerà da capo. Poi dopo avrete bisogno di un QR valido. Io il QR valido in questo momento ve lo posso fornire, ma non lo so se sarà ancora valido tra un mese o due. Quindi piano B per coloro che vogliono venire a investire, a cercare lavoro, e piano C per coloro che vogliono venire qua come pensionati. Io sto lavorando su un progetto che con un investimento minimo, diciamo dai 20 ai 30 mila euro, vi consente di comprarvi un pied a terre, no? Come tanti fanno, no? Anche in America, dove vanno magari a svernare per 6 mesi e poi ritornano in Italia, con investimento minimo, anche di nuovo per diversificare, no? Anche per non tenere tutti i soldi in banca. Per chi è interessato mi può contattare, io in una settimana o due, a questo punto siamo già a buon punto, dovrei essere in grado di darvi queste informazioni. Oppure potete venire, mi potete contattare, le informazioni fino a un certo punto ovviamente io sono a disposizione. Quando poi si parla di consulenza vera, seria, sul piano B e piano C c'è una piccola fee di consulenza da pagare, la consulenza sull'oro invece è completamente gratis. Ricordo l'intervento di domani facciamo l'intervento sul canale Consulenza Oro di Telegram, e chi è curioso lo invito a collegarsi, tanto si sentono tante cose, si può anche sentire Consulenza Oro, no? se non siamo ancora ferrati. Ecco, faccio vedere, lo vedete, no? Questo qui è la copertina del libro, che poi vedete anche qui dietro a me, no? Qui dietro a me lo vedete, lo stesso libro, che io dono gratuitamente per coloro che lo vogliono e che mi seguono sul canale di Ubaldo, ma anche sui miei canali di Telegram. Lo do gratuitamente, perché per me l'importante è che sia letto. È inutile che io lo tenga lì in un cassetto che non serve niente a nessuno. L'azienda di cui abbiamo parlato è Ovesta, eccola qua. E adesso purtroppo cambiamo di nuovo argomento per brevemente parlare di questo signore qui, che si chiamava Radish Buttar. È un consulente, un medico col quale quando ero in America brevemente sono stato in contatto anch'io, che è improvvisamente morto 2 settimane fa. Era naturalmente uno di quelli che cercava di spiegare, no, che questo Covid non esiste, questa vaccinazione è una vaccinazione creata d'arte per far ammalare le persone, eccetera, eccetera. Andiamo in chiusura e vi leggo una delle massime più importanti, ricordatevi, di tutto il lavoro che ho fatto io, e che dice: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa, e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso, di soggetti messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per conquistare la consapevolezza della divinità. Questa qui l'ha detto Manny Piol, uno dei più grandi intellettuali del XX secolo mai studiato a scuola. Questa è una tramassima di Charles Bukowski, che dice: sono ancora convinto che il mondo sia pieno di persone splendide,
è che rimangono chiuse in casa per non incontrare voi stronzi. È un po' dura. Ecco, vi ricordate chi è questo signore? Questo signore è il pretendente al trono britannico e si chiama Joseph Gregory Allet, che io presento brevemente anche nel libro. Che cosa fa lui? Lui si presenta con una dichiarazione allucinante, no? Lui si presenta e dice: no, no, il trono d'Inghilterra è adesso, c'è Carlo III, no? Secondo, terzo, anche terzo. E non, ma non è mica lui il vero re. Il vero re, il vero pretendente al trono d'Inghilterra sono io. Però allo stesso tempo sceglie come simbolino il numero 77. Non aggiungo altro. La risposta la trovate all'interno del libro. Perché vi faccio vedere questa cosa qui? Perché nell'ultimo video che lui ha rilasciato dice che BBC, che BBC è il canale più importante, la BBC è britannica, lo sapete. Il vero significato dell'acronimo è British Become Catholic, perché come sappiamo l'Inghilterra, principalmente la regina d'Inghilterra, sono protestanti, no? Non sono cattolici. Lui dice questo. E poi dice anche che CIA non vuol dire Central Intelligence Agency, ma vuol dire Catholic in America. Vediamo un po' se ho finito. Sembra di sì. Io concludo qua. Lascio per il momento la dichiarazione di Manny Piol, che è sicuramente la più importante. E il mio intervento si conclude qua. Ci sono domande? Ce l'avete fatta sentire un po' meglio? Avete sentito un po' meglio? No, perché gli illuminati sono andati a pranzo, vedete? Allora? No, diciamo, domande al momento non ce ne sono, però vabbè. Comunque, qualcuno ha fatto, come questo Tico Sterla, ha fatto delle belle osservazioni. E anzi, anche uno che se ne intende, quindi mi sta bene che gente come lui in questa Dico, se ci vuoi contattare, puoi comprare l'oro anche tramite noi, cioè noi lo mettiamo all'indirizzo lì di quello che vi posso dire. Dico a tutti: noi sull'oro non ci guadagniamo niente. Ho chiesto a questo Banco Metalli la cortesia di tenere il prezzo più basso possibile. Quindi quando comprate l'oro lì andate a colpo sicuro, perché è un Banco Metalli che vi fa un prezzo eccellente del giorno, ovviamente dell'oro del ottimo, giorno. Ottimo, ottimo a sapersi. Quindi amici da casa che volete investire, pensateci bene, insomma. Per grossi investimenti potete contattarmi, facciamo in genere il sistema è questo, no? Il sistema di procedere. Per chi proprio non ne sa niente, insomma, dell'oro, io invito alla lettura del report, di vedere i video che sono caricati sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Poi mi possono contattare me, facciamo una chiacchierata molto generale, nel momento in cui siete pronti vi metto in contatto col dottor Manca e fate le ultime procedure, diciamo, per aprire il conto. Ci sono diverse opzioni. Non so, Walter, se magari vuoi ricordare velocemente le possibilità di acquisto. Ecco, certo. Magari velocemente, grazie. Allora, molto brevemente, Auvesta è operativa da diversi anni, premiata in Germania come miglior commerciante di metalli preziosi, e offre la possibilità sia a chi ha disponibilità immediate già importanti di acquistare metalli preziosi, che sono oro, argento, platino e palladio, ma il motivo per il quale si è messa sul mercato è per coprire un'esigenza, cioè quella di rendere accessibile a chiunque il deposito in metalli preziosi, partendo con dei piani di risparmio, piani di accumulo, dove la rata minima è di 25 euro, quindi nel deposito più piccolo, per cui è effettivamente accessibile a tutti. Una gestione online è come avere un conto corrente online, dove anziché avere gli euro come sottostante c'è la grammatura dei metalli preziosi. Sono tre tipologie di piani di accumulo e un conto, una tantum,
dove si fanno gli acquisti importanti di cui parlavo prima, che è previsto formalmente a partire da un versamento iniziale di 50.000 euro, ma abbiamo visto che Ovesta li sta accettando tranquillamente anche per cifre inferiori. Per i dettagli però direi che è meglio se ci sentiamo, perché poi posso spiegare anche le caratteristiche tecniche, tutto quello che è compreso nel servizio di Ovesta, che va dallo stoccaggio in depositi di altissima sicurezza, garantiti, assicurati, la gestione della liquidità, cioè se uno ha bisogno di 100 euro, forse quello non sarà il caso, ma dovesse aver bisogno di 1000 euro, non deve vendere un lingotto da 100 grammi che ne vale 6 volte tanto, ma basta che metta l'importo di cui ha bisogno e viene venduto il controvalore e lui il giorno dopo ce l'ha sul suo conto. Quindi è una gestione completa, ma chi è interessato sicuramente può, tramite il dottor Max, avere anche i miei riferimenti e può mettersi in contatto con me. Bene. Sì, ecco, volevo dire una cosa per assicurare chi ci ascolta. In effetti l'importo minimo richiesto è 25.000 euro, bisogna dirlo, Walter, altrimenti si spaventano. È un po' più basso, è chiaro, no? Sì. Quindi diciamo che era 30, accettano 25, eccezionalmente accettano anche cifre inferiori, però con l'impegno poi di metterci altri soldi, diciamo. Sì. Le cose un po' più almeno, dai. Prego Ubaldo, se vuoi dire qualcosa in chiusura, no, se no possiamo... Dico interessantissimo questa puntata, perché ha degli aspetti economici concreti che sfugge alla finanza ormai drogata che stiamo subendo da tempo immemore. Quindi benvengono queste conversazioni, perché c'è gente a casa che ha risparmi di una vita di lavoro, quindi poterli difendere in qualche modo, avere questa possibilità, credo che sia per chi ci ascolta, non solo insomma, per quelli che ci ascolteranno dopo, amici, eccetera, veramente importantissimo, ecco, questo voglio dire. Quindi potrebbe, come dire, sfociare un discorso interessante, ecco, questo voglio dire. Quindi speriamo che, insomma, che poi questo messaggio raggiunga più persone e che quindi possa anche, come dire, dar via una rivoluzione, se vogliamo, no? Per cui c'è una rivoluzione economica, non solo economica, c'è una rivoluzione proprio spirituale, economica, di tutto, perché il sistema marcio che è stato imposto ormai da tanto tempo è ormai talmente marcio che non vederlo è grave, purtroppo non vederlo, ripeto, nel senso di capirlo, è gravissimo, perché continuiamo ancora ad andare dietro a delle stofanti che ci vendono veleno, facendolo passare per, diciamo così, per buon piatto di pasta asciutta, quel grande genuino. Questo è il punto. Allora, diamoci appuntamento per la terza puntata dedicata a loro, magari tra un paio di settimane, va bene? Sì, perfetto. Un saluto, grazie. A tutti. Ciao, grazie. Grazie. Voi, buona giornata a tutti. Grazie Walter. Ciao. Spero di vederti settimana prossima, fra due settimane ci vediamo ancora, insieme, che perché così vedo che funziona ancora meglio, insomma, speriamo che di farlo anche magari anche un sabato, che c'è più ascolto, casomai un sabato o qualche domenica, comunque vediamo. Grazie e a presto, grazie veramente di cuore a tutti e due, grazie, ciao. Grazie a te Ubaldo, grazie Max, ciao, grazie a tutti, buona giornata.